Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft, il sesto precisamente, per essere precisi il sesto. Allora, questo sarà un video breve in cui vi faccio vedere un attimo che ho esplorato, sono andato a esplorare una grotta, ho scavato un tunnel, quindi andiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, intanto con tutta la pietra che ho scavato, come vedete, sono riuscito a finire la base sotto della casa delle chest, che sarebbe anche a casa del mio amico lì. E poi, no, dovevo andare sopra, ma intanto mentre viene notte, eccole qua, perché in tutte queste chest sembra tutto uguale. E poi ho iniziato qua a chiudere qua per poi sollevarlo ancora. Nel frattempo, sì, vediamo se si vede, perché ormai è anche alto, no, è dall'altra parte, eccola qua. Ho iniziato a continuare la costruzione della piattaforma in casa mia, ho deciso di fare tipo una torre come le torri medievali, quelle molto alte, che si allarga dopo con un'altra piattaforma enorme e ci farò la casa, il giardino e poi non so cos'altro. Allora, qui va bene, facciamo così. Poi sono stato in miniera, come vi dicevo, ho trovato 64 blocchi di redstone al primo colpo, poi ho trovato due lingotti d'oro e 24 lingotti di ferro che potremmo anche utilizzare poi. E quindi poi ho trovato anche dei diamanti, sì, esatto, e infatti volevo prendere un piccone in ferro e vedere. Abbiamo anche il piccone in oro, non me so. Boh, abbiamo risolto. Non sapevo nemmeno di avere il piccone d'oro. Bella, allora ci prendiamo i diamanti. Ci prendiamo i primi due diamanti. Allora, prima però voglio andare a dormire, che così almeno scendiamo col giorno. Poi sono riuscito a uccidere un ragno. Guardate quello scheletro. Se resta lì, aspettate, voglio provare. Infatti ho ucciso dei ragni e mi sono fatto l'arco, infatti adesso lo proviamo, lo proviamo, vediamo che se ho buona mira o no. Allora, dovrebbero essere qua, eccolo qua, il nostro magnifico arco con le 7 frecce. Allora, discesa rapida. Adesso andiamo, sì. Ma guardate, cos'è quella roba là? C'era uno scheletro con l'armatura, l'avete visto, vero che c'era? Dove è sparito? Creeper, ragni. No raga, è sparito lo scheletro con... C'è un Enderman, c'è un Enderman. Ragazzi, c'è un Enderman, l'avete visto? Guardate, guardate, guardate! L'abbiamo colpito? No. No, non riusciamo a colpire. Ragazzi, abbiamo trovato il nostro primo Enderman, sono contentissimo perché a sto punto finiamo le frecce, no? Wow! Wow! No! È sparito! No, se dovete sapere che gli Enderman hanno il potere di teletrasportarsi. E non vorrei trovarmelo in casa. Siccome... Ma lì c'era un creeper, uno scheletro, uno... aiuto. Sono qua sotto. Allora lì ci sono le nostre belle vacche. Qualcuno ci ha attaccato dal basso. L'ultima freccia è dedicata a questo ragno. Ora facciamo il creeper. Ora il creeper.
mancato. No. Ho mancato. Vabbè, quindi se c'è, abbiamo visto che ci sono gli Enderman, quindi questo significa che il portale dell'Ender esiste anche qua. Quindi è il nostro primo Enderman, quindi spero di trovarne altri. Speriamo di trovarne tanti altri, che così possiamo farci prenderli, farle Ender Eyes e cercare il portale dell'Ender. Che chi non sa, col portale dell'Ender, una volta sconfitto il drago dell'Ender che si trova al suo interno, ancora pieno, che si trova al suo interno, beh, finisce il gioco, cioè si finisce e poi finito ci sono i titoli di coda e poi si continua in modalità comunque sempre survival, quindi continuare a, ecco, lui è sparito, spariscono tutti, ecco, è fatto. E quindi si continua a costruire così. Adesso andiamo di sotto. Giù. Guardate, ho fatto proprio il tunnel che va giù, 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 giù. Ci prepariamo la spada in ferro che non si sa mai. Sento dei pipistrelli qua. Eccoci qua, prima rampa di scale è finita, vai giù la seconda, ok, qua non c'è nessuno, allora, oh cavoli, ok, questo rumore non mi piace. Non voglio essere sorpreso mentre, diciamo, scavo i miei diamanti. Eccoli lì, ragazzi, i nostri primi due diamanti. Ma santo cielo. Ok. Ecco qua i nostri primi tre diamanti. E abbiamo anche del lapislazzulo. Il nostro piccone di oro. Ce lo prendiamo su e ci prendiamo i diamanti. Diamanti, diamanti. Me l'ha dato? Non mi ha dato il diamante. No. Non mi ha dato il diamante. No, no, raga. Proviamo adesso. Magari col piccone in ferro. Col piccone in ferro mi ha dato i diamanti. No, non ci posso credere. Vabbè, sono disgraziati. Ecco qua i nostri primi invece lapislazzuli. Allora, siccome ho già esplorato gran parte di questa zona qua, questa la lascio qua solo perché c'è tanto carbone ancora. Molto carbone, cioè. Adesso torniamo su. Ok, il piccone in oro non ha fatto niente. Cioè, c'erano tre. Avete visto? C'erano tre blocchi di diamanti. Uno no, uno non c'era. Era vuoto. Allora, noi qua saliamo. Passiamo sull'altra scala. E andiamo a mettere giù i primi nostri due diamanti. Poi non so se farmi già la spada in diamante o potrei anche farmela. Ma sì, dai. In questo episodio adesso mi faccio la spada in diamante per finire. Ah sì, qua c'avevo. Guardate che belli i nostri due diamanti. E qua 12 la 12 lapislazzuli. Pietre 64 di roccia, potremo anche dopo continuare. Allora. Beh, vediamo. I lapislazzuli li mettiamo qui. E i diamanti scintillanti dove. Se magari mi faccio una cesta nella mia casa dopo. Potrei anche farlo.
Beh, allora facciamo così, siccome la voglio, 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 voglio la spada in diamanti. Abbiamo 50 stick. Ci facciamo la nostra prima strumentazione con i diamanti. Da 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 da! Aspetta che non sbaglio. Pala, zappa, velocità di attacco 1.6, danno per colpo 7. Ed è a livello 1, cioè. Pensate quando faremo gli incantesimi. Ecco, questi due diamanti però ci potrebbero anche servire per fare il libro incantesimi. Il libro non ce l'abbiamo, quindi lo facciamo. Pronti? Spade e diamante, via! Da 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 da! Guardate. Guardate qua. La nostra spada di diamante. Io avevo anche un'armatura da qualche parte, ma vabbè. Ah! Siamo immortali adesso. Ah! Allora, già che ci siamo, siccome non abbiamo più l'armatura, perché non so chi ce l'ha fregata, sì che non siamo morti, quindi ce la rifacciamo. Tanto di ferro ne abbiamo, non so più quanto, 24, cioè se ci facciamo una corazza, guardate qua che corazza, gli stivali di ferro, ci bardiamo tutte per bene, pronti per l'inverno, con l'elmetto, l'elmo noi siamo, prendiamo e andiamo in miniera, lo so, da qualche parte doveva esserci forse anche i pantaloni, eccoli qua. I gambali di ferro. E abbiamo finito il ferro. Abbiamo finito il ferro, quindi. Però la spada in diamante. No, la mettiamo giù adesso. Quindi. Ci mettiamo il cappello qua. La pettorina come i cani. E le stivali. Eccoci qua, siamo pronti. Andiamo a svettare sulla monta del Vetta. Svettare sulla monta del Vetta. Ok. Udì, aspetta che non perdo la spada in diamanti, se no mi sento fino in Cina. È la prima volta che uso questa scaletta. Ok. Eccoci qua. Non siamo tanto in alto, ma vabbè. Ok, ragazzi, per questo episodio qui è tutto. Finisci, quindi finiamo qua. Nel frattempo andrò a scavare altri tunnel, altre miniere in cerca di altri diamanti, che ho scoperto si possono prendere col ferro, che prima non me l'ha dato, e non me l'ha dato con il piccone d'oro, che in teoria si potrebbe prendere, ma non me l'ha dato, non so perché. Comunque sono contento che abbiamo adesso la nostra spada di diamanti. Scaverò sempre vicino a casa, che così almeno se muoio non la perdo. E ci conto nel prossimo episodio avere anche il piccone, e se riusciamo a farci anche il portale del Nether. Ok, quindi vi saluto, alla prossima, ciao!